Horizon 2020, Presidente Tomei. L'Europa ha scelto Verona e il Lago di Garda. Dunque innovazione e futuro passano da qui, dalle nostre sponde. Noi siamo orgogliosi di quello che la Comunità Europea ci ha dato, questo finanziamento e questa, come si dice, questo coordinamento per poter giungere a delle analisi che dovranno essere fatte chiaramente sul Lago di Garda. Deve esserci una partecipazione di tutti i cittadini, perché la Comunità Europea lo richiede, e noi vogliamo, come azienda Gardena Servizi, dare questa opportunità ai nostri cittadini, agli enti che gravano sul Lago di Garda, per poter determinare quelle priorità e quegli interventi che noi dovremo andare a fare con il nuovo collettamento del Lago di Garda. Per cui innovazione, e anche questa innovazione essere inserita all'interno della progettazione del nuovo colletto del Lago di Garda, che noi sentiamo in dovere di fare, e anche al più presto. Sindaco Ivan De Bene, al quale farei un grande applauso perché ci ha accolti in questa sua dimora, grazie. Adesso vediamo. Sì, buongiorno a tutti, mi piacerebbe molto se fosse veramente mia questa dimora, però è della comunità di Vallolino. No, buongiorno, un caloroso benvenuto a nome dell'amministrazione comunale di Vallolino a tutti quanti. Ringrazio in primis Alberto Tomei, presidente dell'AGS, per aver proposto e scelto questa location. Grazie Alberto per aver scelto Vallolino. Per noi è un grandissimo onore avervi qua questa mattina e addentrarci in quello che sarà l'aspetto vivo di questo bellissimo progetto che durerà 4 anni. Un saluto lo voglio anche dare al carissimo amico Antonio Pastorello, presidente della provincia. Ho visto anche in sala alcuni colleghi sindaci, c'è il sindaco di Cavaglione, ho visto il neo sindaco di Pastrengo, c'è Giovanni Peretti, sindaco di Castelnuovo, nonché anche presidente della TS. Quindi grazie per la loro presenza, poi non so se ci sono anche altri colleghi amministratori di altri comuni. Ho visto presente anche il presidente di Federalberghi, quindi importantissimo è che ci sia anche la presenza delle categorie produttive. Vedo anche la comunità del Garda, quindi grazie per essere presenti. Insomma, tutti quanti qui ad ascoltare questo bellissimo progetto. È un onore per noi avervi qua, è un onore ospitarvi in questa bellissima villa, Villa Carraro Botticisio, che è una villa del Settecento, che è all'interno delle ville venete, ricompresa all'interno delle ville venete, è stata anche da poco premiata come una delle più belle ville venete del nord. Di Verona sono il referente responsabile scientifico per l'Università di Verona all'interno del progetto. Qui sarò molto breve perché abbiamo piacere e onore di avere il coordinatore internazionale, il professor Max Crimshaw. I'm talking Italian, Mark. So, but io ho la translation. Non solo, abbiamo i partner internazionali che presenteranno quello che insieme a Garda sarà fatto nel lago di Idichi, che dà acqua a tutta Atene, nel fiume Ter, che dà acqua a tutta Barcellona, oltre a Mark che parlerà di quello che è fatto per coinvolgere gli stakeholder nel bacino del Tamigi. Prima parlavamo di Dubai, io sono 2 settimane fa tornato dall'Oman e vi dirò che Garda è conosciuta non solo perché per la sua bellezza, ma anche per il progetto ITCACH. Quindi in ambito scientifico abbiamo avuto riscontri, richieste di parlare sui blog dagli Stati Uniti, dall'Egitto, perché questo tipo di progetti di innovazione sono qualcosa che portano l'attenzione non solo europea ma mondiale, a fianco a quello che è l'indotto poi turistico per quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Adesso Marco vi dimostrerà quello che andremo a fare nel progetto, ma non solo, quelli che sono i modelli e le buone pratiche che noi aspiriamo ad applicare. E in particolare la sua presentazione sarà focalizzata su come gli stakeholder che tutti voi rappresentate, questo è un incontro di stakeholder esperti, possono fare per essere attivamente coinvolti nel nostro progetto. Voglio ringraziare tutti gli stakeholder che sono qui. Ecco, il questionario è solo un inizio. Bisogna rompere il ghiaccio. Il sito web sarà fatto in modo che ci sia interazione, non sarà un sito web commerciale dimostrativo. Avete riferimenti oltre che del partner locale e del partner internazionale. Max Kimbush lo avete conosciuto, non è assolutamente un accademico come molti immaginano, è uno che ha piacere perché lavora nei River Trust, lavora nelle comunità,
e io ho visto in Inghilterra come loro lavorano, sono stata alla Greater London Authority, era un meeting come questo dove c'è stato un dibattito accesissimo di persone comuni che sono dei River Trust, tutti appassionati del proprio fiume. Ecco, questo sarà il, così noi andiamo a misurare il successo, se avremo un dibattito così acceso e importante avremo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie a tutti ancora. Di aver ricevuto questa proposta da AGS per questo primo incontro propedeutico per tutto quello che sarà il progetto nei prossimi 4 anni. Bardolino, come tutti i comuni a sponda veneta del lago, tiene particolarmente al lago di Garda per la qualità delle acque in quanto è la nostra ricchezza economica in tutti i sensi, storica e anche futura.